Ciao a tutti e bentrovati su Milla Docet. Prima di cominciare il tutorial di filosofia, ho pensato di farvi una specie di piccolissima panoramica riassuntiva, in modo che se dovete cominciare a studiarlo, sapete bene o male come orientarvi. E se invece state già studiando, magari vi può essere utile mettere qualche punto fermo. Allora, innanzitutto, la parola filosofia deriva dal greco filosofia, che è composta da due parole. Filo viene dalla radice philein, che significa mare, e sofia significa sapienza. Quindi, tecnicamente, filosofia vuol dire amore per la sapienza. È infatti una ricerca sul senso dell'uomo, nonché del suo posto nell'universo, sul cosmo, piuttosto che su Dio. Ogni periodo, diciamo, ha una tendenza rispetto a un altro. E vi ho riportato questa definizione di Hegel, che a mio parere è molto pertinente, che dice la filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero, quindi è una riflessione, diciamo, sulla propria esistenza, ovviamente sotto diversi punti di vista. La storia della filosofia copre circa 2500 anni, anche di più in realtà, perché nasce in Grecia, come vedremo, nel VII secolo a.C. e arriva fino ai giorni nostri, nel senso non è finita la storia della filosofia, ma ovviamente procede man mano che procede la storia umana, e quindi è piuttosto estesa. Convenzionalmente la dividiamo in cinque periodi: la filosofia antica, che è proprio la parte iniziale, va dal VII secolo avanti Cristo al III secolo dopo Cristo; la filosofia medievale, dal III secolo al XIV secolo; la filosofia moderna, dal 1400 al 1700, la filosofia dell'Ottocento, che appunto copre l'Ottocento, e la filosofia contemporanea, che ormai copre il secolo scorso, cioè il Novecento. Cominciamo dunque con la filosofia antica. Abbiamo detto che la filosofia nasce in Grecia e soprattutto, nello specifico, nelle colonie greche della Ionia, cioè dell'attuale Asia Minore. Quindi nasce perifericamente rispetto alla Grecia continentale. Nel VII secolo, quindi siamo nel circa 630 a.C., si sposta poi, soprattutto in età alessandrina, verso il bacino del Mediterraneo, nello specifico la città di Alessandria, che aveva fondato appunto Alessandro Magno. La prima parte dei filosofi greci, cioè i fondatori proprio della filosofia, i primi filosofi, sono definiti dalla storiografia filosofica presocratici, ovvero presofisti. Ultimamente si preferisce questa dizione, che in effetti è più precisa. Comprende innanzitutto i naturalisti o i lozoisti. Allora, è la stessa cosa: naturalisti o filosofi della physis sono quelli che studiano la natura. I lozoisti sono quelli che studiano la materia, zon vivente, quindi la materia vivente, la natura vista come un tutt'uno, scusate, il mondo visto come un tutt'uno animato e vivente, è più o meno analogo. Sono innanzitutto Talete, Anassimandro e Anassimene, che ricercano il principio delle cose in un elemento naturale, nello specifico Talete nell'acqua, Anassimandro nell'apeiron, cioè un concetto di infinito sia, diciamo, spaziale sia temporale, e Anassimene invece nell'aria. Poi Pitagora è il primo pensatore un pochino più strutturato, è il fondatore della scuola pitagorica ed è un po' il primo matematico, se non altro il primo che ha lasciato documenti. Dice che il principio non è da ricercare negli elementi naturali, ma nel numero, quindi è estremamente moderno per l'epoca, e negli elementi che compongono il numero, cioè il concetto di limite e illimite, un po' la distinzione tra numeri pari e dispari. Abbiamo poi Eraclito, che è un altro grandissimo pensatore, definito l'oscuro Eraclito perché era molto criptico. La scuola da lui sfondata si chiama Scuola di Efeso. Eraclito, a parte che diceva che il principio è il fuoco, ma comunque è famoso per la frase tutto scorre Pantarei, che introduce il concetto di divenire, quindi non l'essere statico, ma l'essere sottoposto a mutamento. Ed era anche colui che diceva che i contrari si armonizzano tra loro creando un tutto organico, quindi una sorta di equilibrio. Abbiamo poi Parmenide, con il suo seguace Zenone, la scuola eleatica, che introducono il concetto di uno, quindi l'essere è uno, ingenerato, indifferenziato. Vedete che pian piano, come dire, da una forbice molto ampia si sta restringendo sempre un po' più il campo e specificando. I pluralisti, Empedocle e Anassagora, sono quelli che introducono i quattro elementi, quindi terra, acqua, aria e fuoco sarebbero quelle quattro realtà che hanno dato origine a tutto il cosmo. Abbiamo poi gli atomisti, cioè i primi fisici, Leucippo e Democrito, soprattutto Democrito, che sostengono che l'universo è formato da atomi in movimento, che scontrandosi si compongono oppure si disgregano e quindi danno vita a qualsiasi cosa noi troviamo in natura.
Ecco, questi sono appunto i presofisti o presocratici perché il loro interesse è focalizzato sull'esterno, diciamo, sulla fisica, no? Su qualcosa di esterno all'uomo, sul cosmo potremmo definirlo. E dai sofisti in poi, invece, l'interesse si sposta all'interno e quindi si centra sull'uomo e quindi si comincerà a parlare di etica e di tutte quelle discipline che sono attinenti proprio all'uomo. I sofisti, nello specifico, sono dei relativisti ante litteram perché dicono che l'uomo è misura di tutte le cose, quindi non esiste, ad esempio, bene e male in senso assoluto, ma tutto è relativo a seconda della percezione oggettiva che ognuno di noi ne ha. E si parla appunto di relativismo nichilistico proprio perché, come dire, siccome tutto è relativo, un essere in senso assoluto non esiste. Abbiamo poi Socrate, che è il primo grande pensatore greco, diciamo che è un po' il padre della filosofia greca, esponente dell'intellettualismo etico, perché lui diceva che l'ignoranza viene dal fatto, scusate, il fatto di sbagliare, cioè il male, viene dall'ignoranza. E quindi il saggio era colui che sa di non sapere, se vi ricordate questa frase, tramite proprio la confutazione dialettica, cioè il dialogo, faceva emergere la conoscenza nei suoi interlocutori. Lui infatti sostiene che la conoscenza è dentro ognuno di noi e dobbiamo semplicemente riuscire a tirarla, diciamo, a farla emergere, a tirarla fuori. Platone è un seguace di Socrate ed è uno dei capisaldi insieme a Aristotele della filosofia antica. È anche, forse più di Aristotele, il filosofo antico che più ha influito su tutto il resto della filosofia fino addirittura ai giorni nostri. È il fondatore innanzitutto della metafisica e con la teoria delle idee. La metafisica è un concetto nuovo e metafisica letteralmente vuol dire oltre alla fisica, quindi mentre tutti i filosofi, ad esempio i naturalisti e da lì in giù, avevano studiato la fisica, cioè come dire, le ragioni di come mai la natura piuttosto che il cosmo è in un certo modo, Platone introduce un concetto di metafisica, cioè qualcosa che sta oltre la fisica, ovvero il divino. Lui non lo chiama proprio Dio, comunque riesce a codificarlo in una maniera come una realtà di tipo superiore, che appunto sono proprio queste idee, che sono una sorta di paradigmi delle cose umane. E quindi Platone è il fondatore della metafisica. È anche quello che ha introdotto il concetto di amore platonico, che non ha niente a che vedere con quello che intendiamo ai giorni nostri, ma è una sorta di scala, che conduce alla virtù. E introducendo la metafisica, cioè ciò che è trascendente rispetto a immanente, cioè contingente, no? Allora, contingente, immanente, fisico sono sinonimi, nel senso è qualcosa che sta sulla terra, che riguarda la materialità, ecco. Mentre trascendente, metafisico, poi che cosa? Beh, insomma, basta, riguardano l'immortalità dell'anima. Aristotele è il seguace di Platone che però cambia completamente orientamento, nel senso che Aristotele è il primo grande, come dire, teorizzatore della filosofia antica e soprattutto è un grande catalogatore, quindi divide la filosofia in una serie di branche, ad esempio vedete ontologia, logica, etica, politica, e cerca di strutturare in maniera molto tecnica e specifica ognuna di queste branche. Proprio un grande sistematico, Aristotele. Anche lui influirà molto, ma più a livello, come dire, formale, che non sostanziale nei filosofi successivi. È quello che dice che l'uomo è un animale politico, no? Quindi tratta molto anche questo aspetto della politica. Dopo Aristotele, la storia, innanzitutto greca, prende una direzione diversa. Aristotele, forse sapete, è stato il maestro di Alessandro Magno. Cosa succede con Alessandro Magno? Che la Grecia smette di essere una serie di poleis, cioè di piccole città-stato indipendenti, e diventa un grande impero, perché Alessandro, partendo dalla Macedonia, conquista metà del mondo allora conosciuto. A questo punto, le antiche poleis, che erano il fulcro della vita cittadina, politica di ogni uomo, diventano dei punti periferici e quindi anche la filosofia cambia, diventa una filosofia di tipo cosmopolitico. Cioè, si apre un po' al mondo, un po' più universalistica, ecco, proprio perché entra in una dimensione più imperiale, quindi molto più allargata rispetto a quella della polis greca. Abbiamo quindi le filosofie ellenistiche, che sono cinismo, stoicismo, epicureismo, scetticismo, eclettismo. Queste avranno molta fortuna anche a Roma, soprattutto
stoicismo e epicureismo. Lo stoicismo, fondato da Zenone, dice che bene è ciò che giova e male è ciò che nuoce, quindi sono filosofie fondate proprio completamente sull'individuo e sulla sua, come dire, autosufficienza rispetto al mondo, perché non c'è più la polis che si prende cura dell'uomo e quindi l'uomo che deve non solo bastare a se stesso, ma anche proprio pensare a se stesso. L'epicureismo, fondato da Epicuro, sarà poi ripreso a Roma anche da Lucrezio e da Cicerone, nello specifico, e introduce il concetto di edonismo, che oggi si usa in maniera un po' fuorviata, secondo cui il sommo bene è il piacere. Vedremo poi bene di cosa si tratta. In realtà non il piacere in senso assoluto, ma il piacere inteso come assenza di dolore, quindi atarassia, assenza di turbamenti nell'animo, e aponia, assenza di fatiche, diciamo, fisiche. La parte della filosofia antica si chiude con il neoplatonismo, che, come dice la parola, è una ripresa del platonismo in chiave un po' più, come dire, è quasi un trait d'union tra la filosofia antica e il cristianesimo, perché Plotino introduce il concetto di uno e quindi assimilabile al concetto di Dio come bene supremo. Parla del fatto che l'uomo appunto è la sua anima e quindi deve ritornare all'uno. È molto pre-cristiano, anche se non era cristiano Plotino. E da qui ci introduciamo alla filosofia medievale, che appunto comincia subito dopo la cuspide di Plotino, e circa il terzo secolo, arriva fino al XIV secolo, quindi 1300, anche qui sono sempre un migliaio d'anni. La filosofia medievale è di impronta prevalentemente cristiana e si divide in due grossi gruppi, come vedete, la patristica e la scolastica. Allora, la patristica, cioè i famosi padri della Chiesa, ha dei caratteri diversi a seconda che si sviluppi in ambiente greco o in ambiente romano. La patristica greca comprende innanzitutto gli apologisti, che sono i primi teorici, perché? Perché soprattutto nella fase iniziale il cristianesimo aveva bisogno di difendersi un po' da ebrei e pagani che volevano soffocarlo, e un po' anche da tutte le eresie, no? Che nei primi secoli erano molto molto diffuse, proprio perché il cristianesimo non era ancora strutturato come lo vediamo noi oggi. E quindi i primi apologisti sono appunto Aristide, Atenagora, Giustino, cercano di difendere il cristianesimo primitivo, perché siamo nel terzo secolo, quindi proprio sul finire del 200, dalle varie eresie piuttosto che dal pensiero pagano, cioè classico. Abbiamo poi un movimento molto importante che è la Gnosi, che nasce ad Alessandria con Clemente e Origene, che rileggono il cristianesimo in chiave appunto gnostica, o meglio platonica e soprattutto neoplatonica, quindi introducendo degli elementi sicuramente pre-cristiani, e vanno a creare come dire, una filosofia che ha dei risvolti particolarmente interessanti, sicuramente lo approfondiremo. Abbiamo poi i padri cappadoci, cosiddetti, cioè Gregorio di Nissa, Massimo il Confessore, Giovanni Damasceno, che cercano di recuperare sempre la filosofia in un modo o nell'altro, in chiave cristiana, quindi in ambito greco si cerca assolutamente di innestare il cristianesimo sulla filosofia, ovviamente greca, cioè pagana, perché non si poteva prescindere dalla filosofia. Era un po', come dire, la punta, l'apice culturale che c'era nel mondo greco. Quindi non si poteva neanche pensare di strutturare un cristianesimo, ex novo, non integrandolo in qualche modo in ambito filosofico. Invece in ambito latino, cioè nella zona diciamo più italica, governata comunque da Roma, il problema non c'era, perché i greci erano visti un po' ormai come il passato, e poi la cultura latina ha tutto un altro impianto rispetto a quella greca. Per cui abbiamo innanzitutto i padri latini, che sono Ambrogio, e forse il più importante, poi Girolamo, Gregorio Magno e Agostino. Agostino dice che filosofia e religione si possono conciliare. Quindi anche lui tenta una via, diciamo una terza via, una via di mezzo. Tuttavia la fede è più importante, perché la ragione arriva fino a un certo punto, dove la ragione non arriva più, subentra la fede, quindi è un passo ulteriore. Anche a Roma abbiamo degli apologisti, cioè quelli che operano la difesa della fede cristiana rispetto ai detrattori, soprattutto Minuccio Felice, Lattanzio e Tertulliano, forse più famoso, che però sono molto più aspri rispetto a quelli greci. E nello specifico dicono che filosofia greca e cristianismo non sono conciliabili e quindi cercano una rottura addirittura piuttosto brusca e netta. Questo vi dico non deve stupire più di tanto, perché in ambito latino era, come
completamente diverso anche il risvolto culturale, il substrato che c'era. Quindi, a livello proprio di stesso campo, cioè di apologetica, questi due atteggiamenti non devono stupire. Abbiamo poi l'altro grande, come dire, l'altra grande categoria della filosofia medievale, ovviamente di stampo cristiano, che è la scolastica, che nasce più tardi, comincia diciamo verso il VII-VIII secolo e raggiunge l'apice con Tommaso d'Aquino. E si chiama Tomistica, nello specifico la filosofia di Tommaso. Tanti di questi padri sono diventati santi, no? Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Gregorio Magno, San Tommaso, Sant'Anselmo, un po' tutti, diciamo. Io però ve li enuncio con il nome classico. Tommaso cosa fa? Praticamente recupera la filosofia di Aristotele, che vi ricordate era un grande catalogatore, no? Di tutto quello che era il pensiero greco e filosofico, e la riveste di cristianesimo. Quindi l'impianto del cristianesimo che abbiamo oggi, così strutturato, così come dire, canonizzato, così anche codificato, viene proprio da San Tommaso. E nello specifico anche Tommaso cerca di arrivare un po' come tutti i padri al concetto che fede e ragione, cioè cristianesimo e filosofia, leggi, non sono in contraddizione. Ovviamente era l'unico modo per far accettare anche il cristianesimo in un ambiente che soprattutto all'inizio era molto ostile. Altri padri, vabbè, Bonaventura Bagno Regio, altri pensatori, scusate, Don Scotto, Guglielmo di Occam, famoso per il rasoio di Occam, e poi Meister Eckhart, che rispetto alla scolastica introduce una. Non una deriva, diciamo piuttosto una parentesi, di tipo mistico. Dice addirittura che arriva a dire che l'uomo e il mondo sono niente senza Dio. Quindi vedete, rispetto alla filosofia classica, che era assolutamente pagana, qui siamo in un ambito cristiano, non dico esasperato, però sicuramente dove il cristianesimo è molto presente. Questo comincia però a cambiare con la filosofia moderna, cioè dall'inizio del 400 fino alla fine del 700. Vedete che ci espandiamo un po' e cominciamo a trovare diversi filosofi e pensatori anche nell'Europa, se non altro in Europa centrale. All'inizio del 400, sapete, nasce quel movimento culturale chiamato umanesimo, che poi sarà il prodromo del Rinascimento. Quindi, il cristianesimo, che proprio fino al 1300 era stato particolarmente in auge, un po' la sua epoca d'oro, comincia a scemare piano piano, a perdere di importanza. Infatti viene recuperato, vedete, il neoplatonismo, quindi una filosofia comunque di stampo pagano. Nello specifico abbiamo Cusano, Ficino, Pico della Mirandola, siamo molto in ambiente italiano qui. Machiavelli, per quanto riguarda la politica, che cercano proprio di rivedere un po' la cultura che era fortemente impregnata fino ad ora di cristianesimo in senso anche un po' più laico. E poi abbiamo Bruno e Campanella, due pensatori molto interessanti, che come dire, deviano un po' verso la parte un po' più magica, proprio un po' più esoterica, parlando anche di panpsichismo, cioè l'anima in tutto. Dopo questo periodo, quindi siamo circa nel 1500, è il momento della rivoluzione scientifica, nonché la nascita della scienza moderna, innanzitutto Copernico, che fonda il sistema eliocentrico, Keplero, e Galilei, che aveva un'assoluta fede nella scienza e nel metodo, cioè proprio in rottura con la filosofia precedente. Segue, diciamo, in ambito meno scientifico e più filosofico, la corrente del razionalismo. Siamo in pieno Cinquecento, seconda metà direi del Cinquecento. Il razionalismo, ovviamente, è una critica alla filosofia tradizionale e fonda tutto sulla ragione, e nello specifico sull'uso della ragione, più che Bacone, soprattutto Cartesio, in maniera metodica. Lui aveva il dubbio metodico, che era una sorta di viatico per la verità, quindi il fatto di arrivare a dubitare su tutto mi pone nella condizione giusta per farmi le domande che servono per arrivare poi alla verità. È colui che aveva coniato questa frase, no? Cogito ergo sum, penso dunque sum. Abbiamo poi l'occasionalismo, che invece è una, come dire, una riproposizione un po' anche della filosofia cristiana, che era stata un pochettino abbandonata, che fonda un vero e proprio sistema teocentrico, quindi che gravita attorno a Dio. Innanzitutto con Spinoza, che parla di questo immanentismo panteistico, vuol dire che tutto è appunto in Dio, come dice, cioè Dio è immanente in tutto. E
E Leibniz, che è il più importante, recupera il razionalismo di Cartesio in chiave cristiana e dice che in realtà il mondo è governato da un'armonia prestabilita da Dio che ha strutturato questo mondo come il migliore dei mondi possibili. E quindi molto positivo, molto ottimista Leibniz. Contemporaneamente, ormai siamo tra 6 e 700, diciamo a metà del 600, in ambito anglosassone nasce un materialismo di tipo pratico con tutte queste correnti molto fisiche, cioè nel senso proprio della fisica, proprio il corporeismo, il meccanicismo, il determinismo, l'empirismo, sono un po' come dire sinonimi per identificare diversi aspetti delle branche del sapere, ma tutti si ricollegano a uno stesso concetto, cioè il meccanismo di causa-effetto, quindi un meccanismo puramente fisico, appunto, non assolutamente speculativo. Abbiamo Hobbes, abbiamo Newton, che è il fondatore, diciamo, del determinismo, Locke e Hume, che sono considerati un po' i capostipiti dell'empirismo. L'empirismo vuol dire che empirismo è una parola per definire la conoscenza che viene dall'esperienza. Quindi anche qui dice la conoscenza viene dai sensi, quindi non è una cosa a priori, ma è una cosa a posteriori. Pascal, vedete che ci sono, in questo periodo c'è sempre una proposizione diciamo più laica e una riproposizione più cristiana. Quindi Pascal fa un po' da contrappunto e invece, fortemente cristiano, dice che ragione e fede non vanno così a braccetto, ma anzi la fede è superiore perché arriva in un ambito più elevato dove la ragione si deve necessariamente fermare. Pensatore comunque molto importante. Siamo ormai nel Settecento e nasce l'Illuminismo, sapete, innanzitutto in Francia con Voltaire, Montesquieu e Rousseau, e poi si sposta in realtà in Germania, in Inghilterra. Il concetto base dell'Illuminismo è che la ragione è una divinità che illumina proprio le tenebre dell'ignoranza, no? Quindi l'Illuminismo è il secolo dei lumi, dove i lumi sono quelli della ragione, assolutamente antiteistico, quindi antireligioso per eccellenza. Chiude questa parentesi della filosofia moderna, Kant, che tecnicamente è un illuminista, cioè nasce se non altro nel clima culturale illuministico, ma arriva a, come dire, a teorizzare un sistema completamente nuovo. Parla di filosofia trascendentale, che non vuol dire trascendente, mi raccomando, ma significa a priori, e tenta appunto di conciliare i movimenti che l'avevano preceduto, cioè razionalismo ed empirismo, fino ad arrivare a delle soluzioni sicuramente nuove e interessanti. Ricordatevi che per quanto riguarda la filosofia, nulla nasce mai ex novo, ma ovviamente tutto è sempre la conseguenza o in chiave di reazione o in chiave di riproposizione di ciò che è venuto prima. Quindi è difficile che un pensatore sia avulso rispetto al contesto in cui nasce, ma normalmente ne è erede e poi lo sviluppa a proprio modo. La filosofia dell'Ottocento invece ha completamente ormai spostato il baricentro sull'Europa, soprattutto siamo in ambito sostanzialmente tedesco. E, ricordate che nell'Ottocento nasce anche il Romanticismo, quindi la Germania era molto attiva dal punto di vista culturale. L'Ottocento si inaugura sotto l'egida dell'idealismo, che è una filosofia, una branca, diciamo, una corrente filosofica importantissima, nata con Fichte, che lo sviluppa in senso gnoseologico con la teoria del io penso, è ripreso da Schelling e portato proprio al compimento come dire, alla strutturazione canonica da Hegel, che è un po' un Platone dell'Ottocento, cioè uno di quei filosofi che pongono dei punti fermi così importanti che chiunque venga dopo non può prescinderne. Quindi anche Hegel influirà molto su tutta la filosofia successiva. Introduce questa, come dire, questo concetto di fenomenologia dello spirito, che è anche un libro, con questi tre concetti nuovi di tesi, antitesi e sintesi. La sintesi è un momento nuovo di conciliazione che supera un po' il principio di non contraddizione, che fino allora era rimasto imperante, pensate, risale addirittura Aristotele, quindi molto innovativo. E il suo idealismo si chiama anche idealismo assoluto, proprio perché pone al centro questo assoluto, che è una sorta di Dio, no? Era un po' come l'Uno di Plotino. In reazione all'idealismo nasce il materialismo, propriamente detto, con Feuerbach e Marx. Sia Feuerbach
sia Feuerbach sia Marx sono due ex hegeliani, quindi si sono formati alla scuola di Hegel, però poi per reazione sono passati nel campo completamente opposto, quindi niente idealismo, niente assoluto, niente trascendenza, ma assoluta immanenza. Quindi la trascendenza sta su, diciamo, è l'ambito del divino, comunque di qualcosa sopraumano, l'immanenza invece è ciò che sta sulla terra, qualcosa di puramente umano e materiale. Feuerbach infatti nega il teismo è un po' come dire la religione, in realtà il teismo è la teorizzazione di un Dio superiore, quindi staccato dall'uomo, e il suo materialismo è focalizzato sull'uomo, si parla infatti di materialismo antropologico, proprio perché ha l'uomo come fulcro. Marx, anche lui, in reazione a Hegel, fonda un materialismo che è di tipo storico, cioè si basa proprio sulla successione dei contesti storici, arrivando a parlare del contesto specifico in cui vive e quindi introduce concetti di alienazione, vi ricordate, dell'individuo che è sia economica sia religiosa, no? Dice che la religione è il famoso oppio dei popoli. Addirittura arriva a porre il manifesto del Partito Comunista, cioè a stilare di fatto. Quindi è un po' il primo momento di, come dire, massima materializzazione della filosofia rispetto, se non altro, a dove era partita. Sempre nella seconda metà dell'Ottocento si sviluppano in seguito relativismo ed esistenzialismo. Vedete che la tendenza è quella a porre sempre più il focus sull'uomo e sulla sua libertà individuale, no? Innanzitutto Schopenhauer, che è un po' una voce fuori dal coro, comunque sempre erede del relativismo, era molto pessimista e diceva che sostanzialmente l'unico principio della realtà è la volontà individuale, quindi vedete, siamo nel campo della soggettività più assoluta. Kierkegaard poi è il fondatore dell'esistenzialismo, anche se lui ha sempre un po' rifiutato questa cosa, e è padre comunque dell'individualismo, nel senso che dice che ogni uomo deve ripiegarsi in se stesso, salvo poi arrivare a scoprire che la vita non è altro che angoscia rispetto, diciamo, alla società e disperazione rispetto a se stessi. Quindi sono tutti in un momento molto tragico, mi viene da dire. Ricordate che sono comunque eredi del romanticismo, quindi un momento, come dire, che oscilla tra dei poli molto forti, non c'è in questo caso un medio, un qualcosa che tenga il ragionamento su un filo equilibrato, ma si oscilla sempre tra opposti molto distanti fra loro. L'epigono, diciamo, dell'esistenzialismo è Emerson. Vabbè. In Inghilterra invece finora siamo praticamente in ambito tedesco, no? Tranne Kierkegaard che in realtà era danese, però comunque sempre di area tedesca. In Inghilterra invece si afferma il positivismo, che è un po' il trionfo della scienza e del progresso. Calcolate che siamo in piena età industriale e quindi, come dire, è la filosofia che sta alla base dello sviluppo anche industriale. Il principale esponente di questo periodo è Comte, che teorizza appunto lo spirito positivo, nonché lo stato positivista, precursore delle scienze moderne, tipo la sociologia. Chiude la parentesi della filosofia dell'Ottocento Nietzsche, che come dire, è un unicum in realtà, anche nel suo tempo. La sua filosofia è l'approdo di una serie di momenti molto diversi. Alla fine comunque giunge a questo nichilismo attivo, non si sa neanche come ben definirlo, ovvero titanismo, quindi comunque un ripiegamento che nega tutto quello che c'è stato sostanzialmente prima di lui. È un filosofo, come dire, molto moderno per i suoi tempi, quindi non è inquadrato nella sua epoca, è piuttosto anticipa quello che succederà. Diciamo 20, 30, anche 40 anni dopo, nel Novecento. Soprattutto è famoso per l'idea di superuomo e volontà di potenza. Filosofia contemporanea, l'ultimo, diciamo, momento perlomeno fino ad oggi, quindi il Novecento, in Europa, ovviamente anche negli Stati Uniti, nel senso che ormai gli Stati Uniti sono entrati a pieno titolo anche nel panorama culturale. Si inaugura con la psicanalisi, che tecnicamente non è proprio una branca filosofica, tuttavia è imprescindibile.
soprattutto quando la psicanalisi diventa psicanalitica. La psicanalisi, sapete, è inaugurata da Freud, dalla sua scuola. Jung è quello invece che fonda la psicologia analitica, quindi qualcosa di anche più filosofico rispetto alla psicanalisi. All'inizio era discepolo di Freud, però se ne stacca poi abbastanza radicalmente, quindi prende una direzione piuttosto divergente. Il grosso, direi, uno del perlomeno nella prima metà del Novecento, il movimento principale è quello della fenomenologia, che è una parola in realtà che significa semplicemente la scienza dei fenomeni, cioè come dire, l'indagine su come le cose appaiono, come le cose si mostrano. In realtà la terminologia è ancora hegeliana, se vi ricordate, che ha scritto La fenomenologia dello spirito. Ed è inaugurata da Husserl con poi però il maggiore pensatore che è Heidegger. Cosa dice Heidegger? Ah sì, arriva a porre un esistenzialismo a livello ontologico, cioè a livello dell'essere, dicendo che tra enti, cioè tra persone sostanzialmente, ed essere c'è una, come dire, una demarcazione che li pone su piani completamente diversi e quindi anche inconciliabili. Dopo Heidegger abbiamo Jaspers, vabbè, parla sempre appunto di questo problema, cioè che l'individuo è sempre, cioè il soggetto, no? La soggettività è calato nell'oggettività, ma non può essere, come dire, equiparato a qualcosa di oggettivo perché l'individualità si farà sempre sentire. Abbiamo poi la filosofia analitica che si chiama anche positivismo logico, quindi ricordate il positivismo di Comte, logico perché comincia a occuparsi più che altro del discorso, anche del linguaggio, vedete con Wittgenstein, il principale esponente è Russell, che è un filosofo molto moderno, un po' precursore dei suoi tempi, diciamo che le sue idee avranno poi come dire, un risvolto concreto a partire dalla fine degli anni 60, no? Era un forte pacifista, antiteista, nonché appunto neopositivista, quindi un sostenitore del progresso e della ragione contro tutto quello che era stato prima. Sempre nello stesso periodo si afferma l'esistenzialismo che insieme alla fenomenologia è l'altra grande corrente del Novecento. E che si può anche definire un umanismo o umanesimo, quindi sempre una nuova rinascita dell'uomo in cui l'interesse è spostato appunto sull'individuo in quanto tale, è incarnato da Sartre, che è il portavoce di un umanesimo completamente ateo, soggettivista e relativista, e dalla sua compagna, che è Simone de Beauvoir, che era invece un'attivissima comunista, femminista, addirittura sostenitrice dell'aborto. E si chiude, diciamo, la filosofia del Novecento con questa corrente postmodernismo, che è una categoria data a posteriori, nel senso che probabilmente siamo ancora troppo vicini per definirla in una maniera più propria, che nasce in Francia, vedete, con Derrida, Foucault, Lyotard e Baudrillard, e si afferma soprattutto con la scuola di Francoforte, quindi in Germania, con Bauman e Habermas, che parlano un po' della crisi della società moderna, parlando di società liquida, Bauman. E di Habermas che con la sua come dire, crisi di quelle strutture che dovrebbero essere alla base della democrazia, quindi cominciano un po' a percepire, anche a teorizzare a livello filosofico, lo sfaldamento dello Stato moderno. Ultimo, per onor, diciamo, di bandiera, ho messo Vattimo, un italiano, che è il teorizzatore del pensiero debole, che è l'unica garanzia, secondo lui, per il pluralismo e la tolleranza sociale. E nonché del rapporto importante che c'è tra etica e natura, quindi tra l'agire umano e la natura, addirittura precursore, ma ormai siamo negli anni 70, 80, quindi in tempi veramente recenti, precursore dell'ambientalismo. E qui al momento la filosofia si chiude. Cosa voglio dirvi? Boh, niente, che spero che questa cosa vi sia stata utile. Comincerò a fare dei tutorial, ovviamente, sugli autori, quelli che ho scritto in maiuscolo, che sono poi più importanti, e poi comunque più o meno toccherò un po' tutto. Se avete degli interessi specifici o delle necessità, me lo scrivete e basta. Direi che per il momento è tutto. Grazie dell'attenzione e alla prossima.